Ciao amiche e ciao amici, perché ci innamoriamo della persona sbagliata e non riusciamo a coinvolgere invece la persona giusta? Questo sembra un must per molte persone che continuano ad avere problemi da questo punto di vista, nel senso che continuano a coinvolgersi più sulla sofferenza che sul piacere. Cosa significa questo? Significa che si innamorano di chi non gratifica quelle che sono le loro esigenze. E questo capita abbastanza spesso. Allora, ma perché succede e come porre rimedio a una situazione di questo genere? Beh, intanto dobbiamo dire che il fatto che succede è dovuto al fatto che la persona è sbagliata soltanto per la nostra istanza logica, la parte con la quale ci identifichiamo, che è la parte che soffre quando le cose vanno male. La nostra istanza logica è quella che distingue il bene dal male, distingue il piacere dalla sofferenza, quella che vorrebbe avere un compagno, una compagna nei secoli fedele, come l'arma dei carabinieri, diciamo. Mentre invece, però questa parte non è quella che fa innamorare, che si coinvolge, che si innamora, non è quella parte che gestisce l'innamoramento. L'innamoramento non è un fatto logico-razionale, è un fatto, potremmo dire, irrazionale. Viene gestito quindi dalla parte irrazionale della nostra mente. La nostra mente è duale, ha una parte logica e una parte emotiva. La parte emotiva è irrazionale nel senso che non segue una logica. Ha una sua logica, ma non è la logica della ragione. Diciamo così, è la logica dell'emozione. È una logica che, potremmo dire, va oltre la logica, diventa quindi analogica. E come mai quindi ci innamoriamo sempre o spesso delle persone sbagliate? Perché sono sbagliate per la parte logica, ma sono molto giuste invece per la parte emotiva, per la parte analogica, altrimenti non ci innamoreremmo. Ma questo succede non soltanto nelle relazioni sentimentali, in quasi tutte le cose della nostra vita che ci capitano e non vorremmo che ci capitassero. Ad esempio, una persona che ha l'ansia, per fare un esempio, non è che quest'ansia è un arto tagliato che dice: è uscito fuori, poverino, è stato colpito da un fulmine che gli ha tranciato un braccio. No, non è quello. L'ansia, se c'è, è perché ci piace. Non piace tanto la sfera logica, ma siamo innamorati dell'ansia se abbiamo l'ansia. E la nostra parte emotiva si innamora dell'ansia perché la vede come una fonte di nutrimento emotivo e quindi tende a coinvolgersi proprio con l'ansia, ad esempio, e con tutte le persone quindi che ci generano ansia. Nell'innamoramento succede questo, cioè se noi abbiamo esigenze in qualche modo di disistima, perché andiamo a rivivere, a ricercare quel tipo di imprinting vissuto in passato, tenderemo emotivamente a coinvolgerci con persone che ci fanno vivere la disistima. E questa, la nostra istanza emotiva piace, cioè la nostra istanza emotiva gode del fatto che ci trattano male, non ci danno quello che vogliamo, ci amplificano la disistima. È la parte logica che soffre di tutto questo, però non ne può fare a meno. E questo, cioè, non è una teoria, diciamo così, che è una pratica. Se ognuno guarda un attimino la sua storia, si renderà conto che molte sono state le situazioni in cui si è innamorato della persona sbagliata e a livello logico sapeva pure che quella lì era la persona sbagliata. Cioè, non è che, come dire, non se ne rendeva conto, a pensarci bene se ne rendeva conto, perché non gratificava quelle che erano le sue esigenze. Quindi è evidente che era una persona sbagliata, che magari non ci azzeccava niente con lui, con lei. Eppure, nonostante questo, non ne poteva fare a meno. Non ne poteva fare a meno perché questa persona sbagliata era giusta da un punto di vista emotivo, perché erogava delle emozioni che coinvolgevano, che nutrivano la sua istanza emotiva, perché in qualche modo riproduceva lo stesso imprinting,
lo stesso turbamento vissuto a suo tempo. E quindi non c'è niente da fare in questo caso, nel senso che non ci si può contrapporre. Uno si può contrapporre se ha la forza per contrapporsi, ma contrapporsi a una parte, che è la parte emotiva nostra, che è quella che ha l'energia, è quella che ha la forza, è come per un bambino indiano, diciamo di 30 kg, cercare di contrapporsi con la forza a un elefante di 3 tonnellate. Non ci riuscirà mai, l'elefante lo schiaccerà come vuole. Però il bambino indiano di 30 kg ha la possibilità di educare l'elefante. E così noi abbiamo la possibilità di educare la nostra parte emotiva, soltanto che non siamo abituati a farlo. Ed è una cosa che tratterò ad esempio a Torino il prossimo venerdì 6 maggio alle ore 21, dalle ore 21 alle 23.30, in questo seminario che terrò al Container Concept a Torino venerdì 6 maggio. Per tutte le info poi metterò le spiegazioni sotto, contattatemi pure al 333 15 11 703. E quindi spiegherò più in dettaglio quello che diciamo in un corso, quello che sto dicendo adesso, diciamo, in modo riassuntivo. Quindi dobbiamo imparare ad educare questa parte emotiva. Educare questa parte emotiva ci serve tantissimo, non soltanto come dire, nei rapporti con noi stessi, e con noi stessi è già una cosa importante, perché se noi abbiamo una parte emotiva che è, diciamo, allineata alle nostre esigenze, non avremo un nemico in casa, avremo qualcuno che ci aiuterà anche a raggiungere i nostri obiettivi, quindi smetterà di farci coinvolgere con la persona sbagliata e andrà a cercarsi quella giusta, perché a quel punto lì c'è un allineamento tra le due parti, e quindi questo è un grosso vantaggio. Il primo grosso vantaggio di avere una parte emotiva alleata con noi, con la nostra istanza logica, è quella che smettiamo di mangiarci polpette avvelenate emotive e andiamo a cercarci la polpetta buona. Questo è il primo vantaggio. Il secondo vantaggio è che avere una parte emotiva alleata ci consente di esercitare il libero arbitrio, di decidere liberamente della nostra vita, perché altrimenti non siamo liberi. Cioè crediamo di esserlo, ma in realtà facciamo delle scelte governati da istanze che non riusciamo a controllare per nulla. E siamo come una barca senza, diciamo, trasportata dalle correnti dell'oceano, senza nessuna possibilità di esercitare un controllo sul timone, sui remi, per indirizzarsi da qualche parte. Cioè noi vogliamo andare in una direzione, sappiamo dove vorremmo andare, però ci ritroviamo ad andare nella direzione opposta senza poter fare nulla di effettivo per cambiare strada. E l'unica cosa che poi potremmo fare si rivela ancora peggiore, diciamo, di quella di lasciarsi andare, perché è quella di comprimere, di bloccare, di restare lì. Però se facciamo questo restiamo sempre senza obiettivi, perché come uno che ogni volta che piglia la macchina e va a parcheggiare in centro prende la multa, è come unica soluzione quella di non usare più la macchina e di restarsene a casa. E allora certo che non prenderà più multe, però non utilizzerà più il mezzo che ha a disposizione. E sono le persone che decidono di non innamorarsi. Nelle relazioni sentimentali si bloccano. È andata male con Mario, con Giuseppe, con Carmelo, con Francesca, con 7-8 di fila, perché tutte una peggio dell'altra, tutte simili, queste storie si verificavano, insomma, o tradimenti, corna, o abbandoni, rifiuti, insomma, tutte situazioni di questo genere. Alla fine uno dice basta, chiudo, non ne voglio più sapere, però a quel punto lì, se tu fai questa scelta, avrai una parte emotiva che si metterà contro di te e ti farà fare delle cose, ti farà fare le cose più strane, ti farà fare le scelte sbagliate. Perché ogni volta che noi siamo travolti da uno shock emozionale che non riusciamo a gestire, entriamo in uno stato di fibrillazione emotiva per cui diventiamo molto più vulnerabili di quanto pensiamo di essere. E chiunque, entrando dentro e facendo anche un'affermazione banale, può governare la nostra vita e può farci fare delle scelte
che vanno esattamente nella direzione opposta a quelle che sarebbero le nostre esigenze. Pensate ad esempio al classico caso di, che ne so, una ragazza molto innamorata che sta per sposarsi, proprio contenta, fa tutti i preparativi per le nozze, eccetera, eccetera, felice, e viene piantata sull'altare. E questa ragazza, molto innamorata, viene piantata sull'altare e viene travolta dallo shock emotivo, quindi non riesce più a gestire la sua vita, perché lo shock emotivo ha distrutturato completamente la sua parte logico-razionale. Quindi, essendo travolta, la parte emotiva sale, la parte emotiva è quella che ci fa sognare, quella che governa, diciamo, i nostri sogni. Per la nostra parte emotiva tutto è possibile. E quindi basterà che una persona di riferimento significativa faccia un'affermazione, e questa affermazione diventerà un comando ipnotico che condizionerà per sempre la sua vita. Ad esempio, se questa ragazza, travolta dallo shock emozionale, farà un'equazione strana, perché quando non riusciamo a governare la logica e la razionalità, facciamo delle equazioni molto strane. Potrò dire: Mario Rossi, quello che mi ha lasciata, uguale a tutti gli uomini, quindi tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena. Basta che lei abbia un padre spirituale che le dice: figlia mia, leggilo come un segno del Signore che ti chiama, e magari questa, appunto, questo messaggio diventa una sorta di comando che entra dentro la sua parte emotiva, non viene più filtrata dalla parte logica, e quindi si fa suora, perché tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale più la pena. E questa è una possibile scelta, ma potrebbe anche verificarsi esattamente la scelta opposta, perché se al posto del padre spirituale, cioè l'equazione che farei è sempre la stessa: Mario Rossi uguale a tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena. Ma se al posto del padre spirituale ha un'amica che dice: ma sì, dai, tutti gli uomini sono uguali, tanto vale fare la mignotta e andare con tutti, questa fa esattamente la scelta opposta e inizia ad andare con tutti. Quindi l'unica scelta logico-razionale, che sarebbe quella di dire: vabbè, con Mario Rossi è andata male, avanti il prossimo, col prossimo andrà meglio, non la fa. Non la fa perché la parte logica non ragiona più. E quindi ogni volta che noi viviamo, se non siamo in grado di governare le nostre emozioni, non siamo in grado di fare scelte che possono essere utili per la nostra vita. Cioè, siamo veramente una barca in mezzo al mare, trascinata dalle correnti, e le correnti determinano dove ci dirigiamo. Non siamo noi che riusciamo a agire direttamente sulla nostra vita. Questo non soltanto nelle relazioni sentimentali, ma anche nelle relazioni sociali, nelle relazioni lavorative, nella vita in genere. È molto importante riuscire quindi a governare questa parte, perché governarla non vuol dire bloccarla. Perché molte persone mi dicono: vabbè, ma tu vuoi governare le emozioni, significa che le blocchi. No. Perché nel momento in cui le blocchi ottieni proprio l'effetto contrario, ti vai a scontrare, sei come un canotto, diciamo, che va a scontrarsi contro una portaerei, perché la nostra parte logica è un canotto, la parte emotiva è una portaerei, se ti va a scontrare ti affonda al primo colpo. Quindi non hai possibilità di scontrarti, ripeto, puoi bloccare, però se blocchi è come dire, è come un fiume che cerca di bloccare con due scoglietti. Verrà bloccato per un po', ma poi travolgerà e andrà dove vuole. Bisogna, come dire, educare fondamentalmente, bisogna creare un'alleanza. E per creare questo c'è un metodo che si può utilizzare. Diciamo, il metodo richiede proprio quello di riuscire a interagire in modo positivo, è quello che spiegherò, diciamo, questo venerdì 6 maggio a Torino alle 21, per chi volesse partecipare. Presso Container Concept dalle 21 alle 23:30, per tutte le info, comunque poi me lascerò nei commenti, ma il numero è 333 15 11 703. E dicevo, la nostra parte emotiva va educata, non possiamo usare la forza. È come se avessimo a che fare con un bambino piccolo, ad esempio di 2-3 anni, 4, cioè, che magari girando per casa nostra, andando in un cassetto, trova la pistola carica che teniamo nel cassetto e la prende in mano. Non possiamo agire con la forza contro questo bambino per togliergli la pistola, perché sarebbe troppo rischioso. Potrebbe partire un colpo, potrebbe farsi male lui, potremmo farci male noi. E
E non possiamo neanche cercare di fare un discorso logico e razionale spiegandogli la pericolosità, perché nel momento in cui gli dici non devi schiacciare il grilletto, per dire, viene registrato il comando schiaccia il grilletto, perché lui si fa subito l'immagine che schiaccia il grilletto. No, se ti dico non pensare al gatto che insegue il topo, tutti pensano al gatto che insegue il topo, perché è automatico, no? La negazione non viene colta dall'istanza emotiva, è un bambino, è un'emozione pura. Per cui non possiamo né usare la forza, né cercare di metterci a tavolino, discutere su cosa fare e cosa non fare, ma dobbiamo attrarlo, dobbiamo dare quello di cui lui ha bisogno, come con la nostra parte emotiva, dobbiamo dare quello di cui ha bisogno, che sono le emozioni. Al bambino potremmo far vedere un giocattolo, un portachiavi, qualcosa, e dirgli, cioè farglielo vedere, nel momento in cui lui viene attratto da questa cosa e lo vuole, gli proponiamo lo scambio. Tu mi dai quella cosa lì e io ti do quello che ho io. E con la parte emotiva dobbiamo fare la stessa cosa. Io voglio raggiungere un obiettivo, voglio conquistare una persona, voglio raggiungere un obiettivo, voglio ottenere qualunque cosa, devo recuperare le energie andandole a cercare dove le energie sono, insomma, e le energie stanno proprio in questa istanza emotiva, per cui per riuscire a conquistarle devo creare fare un negoziato, solo che appunto il negoziato, come col bambino piccolo, perché la nostra parte emotiva è un po' come un bambinone che continua a vivere dentro di noi, non posso fare un negoziato mettendomi a tavolino a discutere e adesso facciamo così, eccetera, eccetera, oppure cercare di usare la forza. Devo offrire qualcosa. E questo qualcosa mi dirà la parte emotiva stessa di cosa ha bisogno, sono comunque fondamentalmente emozioni. E quindi di avere la capacità di erogare emozioni e in cambio chiedere un supporto, un aiuto, una forza, un'energia, una motivazione che noi abbiamo dentro per canalizzarla sull'obiettivo che ho in quel momento lì, tenendo presente che poi gli obiettivi, nel momento in cui vengono raggiunti, devono essere sostituiti con altri obiettivi. E spesso, perché altrimenti andiamo in demotivazione, perché l'essere umano, se non riesce ad avere un sogno, va in demotivazione, non ha neanche voglia di alzarsi al mattino, mentre invece è sempre necessario riuscire, questa è l'abilità, diciamo, nella comunicazione verso noi stessi, e darsi sempre nuovi obiettivi, sia in campo sentimentale, ma non soltanto in campo sentimentale, perché nel momento in cui abbiamo degli obiettivi, ma ecco, però la cosa importante è che l'obiettivo deve essere uno strumento e non un fine, perché nel momento in cui l'obiettivo diventa un fine, siamo fregati. Cioè, se io, come dire, inizio a pensare che se non conquisto Francesca, Giovanna o chi per essa, sono finito perché ho bisogno di fare questa cosa, più possibilità, praticamente ho iniziato. In questo caso c'è stata un'interruzione della linea wireless, mi dice. E stavo dicendo, quindi se non riesco a gestire la mia emotività, praticamente vado verso la deriva. E quindi la cosa importante, appunto, è riuscire a comunicare con la parte emotiva. E devo iniziare a somministrare emozioni. Quindi ogni giorno devo somministrare emozioni e aggiornare sempre i miei obiettivi. Perché è impensabile credere che io una volta raggiunto un obiettivo sono a posto per tutta la vita. No, dopo che l'avrò raggiunto, se lo possiedo completamente, dopo un po' non mi interesserà più. Perché l'essere umano ha sempre bisogno di desiderare, più che di possedere. Nel momento in cui possiede completamente qualche cosa, emotivamente si stufa, si sgancia. Vale anche nelle relazioni sentimentali. Se voi volete sedurre, coinvolgere qualcuno, mantenere vivo un rapporto nel tempo, non dovete mai dare a quella persona la certezza di essere completamente innamorati, perché la certezza di essere completamente innamorati gratifica la sua parte logica, ma penalizza la sua parte emotiva. La sua parte emotiva, nel momento in cui se tu stai con una persona e sai che quella persona lì non ti dà tormenti, è completamente innamorata di te, se tu hai il dubbio che sei innamorata di te, non sei sicuro e ti crea un pathos, un'emozione e stai davanti al computer magari che stai lavorando e pensi a quella persona lì, dove sarà, cosa starà facendo, comunque ti dà tutta un'emozione, ti dà un tormento, un turbamento che ti coinvolge.
Perché hai sempre il dubbio, la nostra parte emotiva è governata dal dubbio, non dalle certezze. Se invece hai la certezza che la persona che sta con te è completamente innamorata, totalmente al 100%, tu sei lì che lavora al computer, non penserai a quella, ma andrai su Badoo o su qualche altra chat e inizierai a chattare con qualcun'altra che ti dà il tormento, potrà dare il tormento che non ti dà la compagna, la moglie, chi per essa che hai a casa. Quella lì no, perché soddisfa la tua esigenza logica, non soddisfa la tua esigenza emotiva. Quindi va sempre tenuto presente questa cosa qua. E anche questo verrà spiegato sempre venerdì 6 maggio alle 21 a Torino, in via del Carmine 11, presso Container Concept. Chi volesse partecipare può comunicarlo al 333 15 11 703, dove verranno spiegate sia le dinamiche di seduzione verso se stessi, che poi essenzialmente vuol dire crescere l'autostima, fondamentalmente, che poi essenzialmente vuol dire imparare a governare le proprie esigenze, le proprie istanze emotive, dando emozioni, dando quello di cui ha bisogno la nostra parte emotiva, fondamentalmente, e dando sempre nuovi obiettivi o variando un attimino gli obiettivi in modo tale da avere sempre motivazione, perché se non abbiamo motivazione, ripeto, non ci svegliamo neanche volentieri tanto al mattino, non so, sì, ci svegliamo perché magari dobbiamo fare delle cose, ma le facciamo quasi controvoglia, insomma, non vediamo l'ora, cioè passiamo grande parte del nostro tempo a romperci le palle, fondamentalmente essere scoglionati, insomma. Meglio avere dei problemi in questo senso, perché i problemi, se si affrontano, hanno una valenza positiva, cioè se io li affronto e li supero, migliora molto la stima che ho in me stesso. Cioè, nel momento in cui io riesco ad affrontare un problema e a risolverlo, aumento molto la stima che ho di me stesso. Il vero problema non sono i problemi in sé, sono quando non ho la motivazione e la forza di affrontarli e risolverli. E allora mi lascio andare, per cui per risolvere e affrontare i problemi però devo avere anche, come dire, un consenso della mia parte emotiva, perché lì c'è la forza. Cioè la mia parte logica è il generale, che deve darmi le strategie, che deve dire quello che devo fare, ma il generale può vincere la guerra soltanto se ha un esercito, e un esercito che lo segue, un esercito che gli obbedisce. Se ha un esercito che si fa gli affari suoi, e lui dice di andare là e loro vanno dove vogliono, non vincerà mai la guerra. E questo succede molto spesso, perché noi ogni volta che ci innamoriamo della persona sbagliata succede esattamente questo. Ogni volta che vorremmo raggiungere un obiettivo e non lo raggiungiamo, è questo il motivo. Poi uno a livello logico si dà tutte le scuse di questo mondo, dice beh, sono sfortunato, c'è stata sicuramente in questo periodo una congiunzione negativa tra nella sesta casa tra Plutone e la Luna, che in congiunzione negativa hanno fatto sì che io non raggiungessi questo obiettivo. E uno fa di tutto, poi magari va dal cartomante e gli dice sì, il sette denari conferma che sei sfigato e allora non c'è niente da fare e quindi è meglio che ti ritiri. E quindi la nostra parte logica poi trova tutte queste cose strane per dare una giustificazione alla sfiga, diciamo così, ma di sfiga non si tratta. Si tratta semplicemente del fatto che non avevamo reclutato tutte le risorse necessarie per vincere la guerra. E d'altra parte la guerra possiamo sempre vincere se abbiamo le risorse. Perché chi è che decide chi vince una guerra e chi la perde? Decide chi si arrende. Se io, nel momento in cui mi arrendo, vuol dire che la guerra l'ho persa. Quindi vince invece chi vince l'ultima battaglia, ma è il perdente che decide qual è l'ultima battaglia, per il momento in cui si ritira. Se invece si rafforzasse e ogni fallimento in realtà non fosse visto come un fallimento, ma fosse visto semplicemente come un'informazione, cioè nel senso che se io faccio bim bum bam e le cose non vanno nel modo giusto, e non prendessi questo come sono sfortunato, sono sfigato, c'ho un karma negativo, la congiunzione astrale negativa, che ne so, ma utilizzassi questa informazione per, utilizzassi questo evento come informazione per ristrutturarmi, per riaggiornarmi, per fare delle cose diverse,
non avrei nessun problema, ne provo tante fin tanto che trovo la strada giusta. Ma questo vale in tutto, i più famosi venditori, i più bravi sono quelli che hanno preso più no, perché se il no, cioè il no è un'informazione, se io la prendo però come un'informazione su me stesso e non su quello che faccio, non farò mai niente, perché se ogni no che mi arriva, anche nelle relazioni sentimentali, inizio a prenderlo come un'informazione, ma su di me, sono brutto, sono sfigato, sono un coglione, sono qua, sono là, sono su, sono giù. Oh, finisce lì, non ho più nessuna possibilità. E la nostra parte emotiva vede tutto questo come una polpetta avvelenata, cioè inizia a godere del fatto che prendo che dei fallimenti. Perché quelle tanto sono emozioni, per la parte emotiva vanno bene anche queste emozioni. E allora si instaura un loop nefasto, diciamo, in cui più faccio le cose, più fallisco, ma il fallimento diventa a quel punto lì un obiettivo per la no mia parte emotiva, che ogni volta che fallisce, si prende delle vettovaglie emozionali che tanto vanno bene sia che siano sul successo sia che siano sul fallimento. Anche questo, dicevo, verrà spiegato in dettaglio in tutto il corso di venerdì 6 maggio a Torino dalle 21 alle 23:30, via del Carmine 11 presso Container Concept. Chi volesse partecipare, il riferimento è 333 1511 703 e verrà indicato proprio in dettaglio come interagire con la propria parte emotiva e con la parte emotiva delle altre persone, poi fondamentalmente, perché anche lì con le altre persone, quando noi interagiamo con un'altra persona, se agiamo soltanto su un piano logico e razionale, o quello è già coinvolto con noi in qualche modo, o non si coinvolgerà mai. Perché se io vado ad agire a cercare di spiegarle a livello logico e razionale, cioè la seduzione non avviene mettendosi a tavolino e dicendo alla persona: guarda, che io sono la persona giusta per te, tu sei la persona giusta per me, abbiamo queste cose qua in comune, possiamo andare bene assieme, gliela racconti, fai lì due calcoli, due cose, e dici: va bene, allora ci fidanziamo da domani, facciamo tutto questo percorso. Non funziona così. Cioè, o era già innamorato o coinvolto con te per altri motivi di cui non ti sei reso conto, oppure agendo su un piano logico non ottieni nulla. Devi agire su un piano analogico, eventualmente distribuendo polpette avvelenate, qualora ce ne fosse bisogno. Perché se, e non è un atto di cattiveria, perché se queste polpette avvelenate non le dai tu, andrà a cercarsi altri che gli daranno polpette avvelenate. Cioè, una persona che si aggancia sul tradimento e tu ti presenti nei secoli fedele come l'arma dei carabinieri, ti prenderà a calci nei testicoli, ti manderà via, non si coinvolgerà con te, c'è poco da fare. Al limite ti vedrà come amico da sfruttare, diciamo così, da farsi scarrozzare in giro, eccetera, eccetera, ma non si innamorerà. Perché se uno ha quell'esigenza lì, andrà a fare una selezione a livello nazionale e tutti quelli fedeli troveranno una scusa per scartarli. E se andrà a agganciare con tutti quelli che ne riempiranno di corna come in un cesto di lumache, di quelli si andrà a innamorare e poi soffrirà, perché soffrirà la parte logica, perché dirà: guarda che sfortuna che ho, li trovo tutti uguali, tutti che mi fanno le corna, tutti che mi tradiscono, non rendendosi conto che si è innamorata di questi proprio perché la tradivano, perché se non l'avessero tradita non si sarebbe innamorata. Sembra un paradosso, eppure funzioniamo in questo modo. Quindi se noi vogliamo, diciamo così, riuscire ad avere il controllo, dobbiamo gestire l'emotività dell'altra persona. È inutile che io faccio il contrario di quello che la sua parte emotiva vuole, perché se faccio il contrario di quello che la sua parte emotiva vuole, non la seduco, non la coinvolgo, c'è poco da fare. Poi è una libertà, una scelta, però. Se uno conosce il linguaggio della sfera emotiva, il linguaggio simbolico, il linguaggio analogico, e nel momento in cui se ne rende conto, poi sarà lui che sceglierà o lei che sceglierà se usare questa informazione o se non usarla, però tanto può esercitare il libero arbitrio, come su se stesso. Nel momento in cui ti rendi conto che una persona ti sta coinvolgendo perché sta amplificando, che ne so, la tua disistima e la tua parte emotiva è un piatto che gli piace. Beh, dovrei prenderne atto, ma prima di prenderne atto dovrei dargli qualche altra emozione,
prima la tua parte emotiva, in modo tale che non si vada ad agganciare sulla disistima. Quello che dicevo prima, devi iniziare a somministrare altre fonti di tensione emozionale, altrimenti è come un cane, se è a casa un cane affamato, non gli dai da mangiare, quello si mangia la polpetta avvelenata del primo lado che passa, non sta a guardare tanto, piuttosto che morire di fame, muore avvelenato. E noi siamo fatti allo stesso modo, cioè se siamo in sottodose emotiva, andiamo, qualunque cosa va bene, pensate, cioè, non so, un deportato in un campo di concentramento, e qualunque cibo, pure il topo morto andava bene, perché non c'era altro. Uno molto assetato che esce da un deserto, non è che vede una pozzanghera d'acqua sporca e dice no, io se non è San Pellegrino ghiacciata non la bevo, si beve quella, perché la sete lo spinge a bere anche l'acqua sporca piena di batteri. E noi facciamo questa cosa a livello sentimentale, solo che non ce ne rendiamo conto perché e attribuiamo il fatto che beviamo l'acqua sporca alla sfiga o al caso, a dire con tutte mi va male, e invece no, non è così. Di sfiga non ce n'è, cioè ogni cosa che capita ha un suo motivo, altrimenti non capiterebbe. Cioè se tu ti innamori sempre di quello sbagliato c'è un motivo, non è un caso, c'è un motivo. Perché potrebbe capitare una volta, che uno dice, vabbè, una volta, come dire, mi è capitato, insomma, tutte le volte, o spesso, uno sbagliato per un modo, uno sbagliato per l'altro, ma è che trovi quello giusto. E quando trovi quello giusto non ci riesci, quello giusto ti sfugge. E perché? Cioè è una beffa questa? No, anche questo ha una sua motivazione, perché sempre questa figlia di mignotta di parte emotiva ti fa fallire lì dove logicamente vorresti riuscire, non dove non te ne frega niente. Dove vorresti riuscire logicamente ti fa fallire. All'uomo che, diciamo, identifica la donna potenziale, la donna della sua vita, la madre dei suoi futuri figli, proprio quella che è coinvolto, riesce a sedurla, non gli tira, neanche con due boccette di Viagra, niente, non c'è niente da fare. Con tutte le altre sì, con quella no. Perché con quella no? Cioè non è che il pisello, diciamo, fa la selezione, dice una sì, una no, perché o sempre o non sempre, sembrerebbe, cioè, fosse un qualcosa di fisico, di fisiologico. Invece no, è la parte emotiva che ti rende impotente lì dove vorresti avere successo, perché si gode, diciamo, una forte tensione emozionale. Che se ti rendesse impotente non te ne frega niente, che alla fine chi se ne frega, non vivi tanto emozione, anzi dici risparmi energie, invece dove tu vorresti è lì che ti frega. E quindi dobbiamo invertire questa clessidra, dobbiamo invertire e essere noi a esercitare il libero arbitrio e dare le giuste fonti di alimentazione alla parte emotiva in modo tale da non essere più affamati e non essere più costretti a mangiare, a bere dalle pozzanghere d'acqua sporca, ma andare a ricercare la sorgente d'acqua pulita e riuscire a conquistare questa sorgente d'acqua pulita. E per fare questo però dobbiamo appunto avere la padronanza completa dell'emotività nostra e degli altri. Altrimenti sarà il caso, sì, poi capiterà qualche volta. Poi ci sono persone che naturalmente ci riescono, i seduttori naturali sono quelli che istintivamente, naturalmente non perché hanno imparato, gli viene spontaneo farlo. Ci sono persone, infatti non è che qua stiamo scoprendo l'acqua calda, si sta semplicemente studiando poi le modalità comunicative di quelli che naturalmente riescono a farlo naturalmente. È ovvio che se io so fare una cosa ma non so perché la so fare, è un limite, ce l'ho sempre comunque, perché nel momento in cui le cose non mi vanno più bene, e non so più come porre rimedio. Se invece di un processo riesco in qualche modo a governarlo, perché ho appreso, perché conosco le regole, allora riesco comunque a porre rimedio. Perché se no sono talmente tante le cose che noi sappiamo fare, ma non sappiamo perché le sappiamo fare. Perché sono stati apprendimenti inconsapevoli, eccetera, eccetera. Invece renderli consapevoli anche per chi è un seduttore naturale è comunque un quid in più, un qualcosa in più, perché hai cioè sai perché fai le cose, perché riesci a gestire bene il processo, e quindi è molto diverso, c'è molta differenza. E dobbiamo imparare a fare questo, che è un percorso, diciamo che in un'epoca di astronauti
dobbiamo anche imparare a diventare intronauti, cioè a fare un viaggio all'interno di noi stessi, perché spesso siamo concentrati molto sull'esterno e poco sull'interiorità. Quindi se conosciamo queste strategie, diciamo, di comunicazione, che poi sono la capacità di leggere delle cose che normalmente non siamo in grado di leggere perché non ci prestiamo attenzione, perché le persone, le parti emotive delle persone comunicano, danno dei segnali, danno dei riferimenti. Parli con uno, questo si infila dietro nell'orecchio. Cioè, ma perché? Cioè, prima, e tu dici una parola e proprio su quella parola lì, tac, noti sempre che... Allora, cioè, voglio dire, o c'ha, come dire, l'eritema a scatti, che ogni volta che tu dici mamma o madre, dici l'azienda madre ci ha tradito, e sull'azienda madre ci ha tradito, noti che quello, tac, si mette nell'orecchio. Poi magari lasci passare del tempo e ripeti di nuovo in un contesto diverso, parli magari, che ne so, dell'azienda madre che bla bla bla, e di nuovo dito nell'orecchio proprio di nuovo lì. Allora, che è? Sta madre ti fa mettere dito nell'orecchio? E invece sì, cioè, nel senso che non è la madre, è l'associazione che tu fai, che ti porta sempre a questo tipo di... E ha un significato preciso, diciamo, no? Legato a questo, tutta la sfera sessuale, vabbè. Ci sono delle cose, e capitano, cioè, la cosa interessante è che tu mandi sempre gli stessi stimoli e noti le stesse risposte. E quindi vuol dire che è un qualcosa, cioè, una volta può capitare, ma se tu 10 volte su 10, quando mandi quello stimolo lì, ottieni la stessa risposta, è perché stai comunicando con la parte emotiva dell'altra persona. Stai iniziando un dialogo, ma è un dialogo che avviene a livello subliminale, cioè al di sotto della soglia di coscienza. È questo che bisogna imparare a fare con gli altri, ma anche con noi stessi. Ecco, noi stessi riusciamo a cogliere quelle che sono le nostre esigenze profonde, e cogliendo le nostre esigenze profonde riusciamo a soddisfarle, e quindi presentarci con la pancia piena e in forma alla competizione dei 100 metri. Perché altrimenti è come andare a fare la gara dei 100 metri piani già stanchi prima. Già è difficile vincere se sei allenato, in forma e pronto lì per fare sta cosa, ma se tu vai alla competizione che ti mandano affamato, stanco, denutrito, e ti danno pure un po' di bastonate prima, e come fai a vincere? Non potrai mai vincere. E quindi, perché se non hai la parte emotiva alleata, ti bastona, ti metti i bastoni tra le ruote, insomma. Bene, quindi tutti questi discorsi verranno approfonditi in modo dettagliato venerdì 6 maggio alle ore 21 a Torino, in via del Carmine 11, presso Container Concept Store, via del Carmine 11, e il riferimento è 333 15 11 703. Spero di aver dato qualche informazione utile, qualche spunto di riflessione, perlomeno alle persone che mi hanno seguito, e un saluto a tutti, ciao!